Il concerto ha per titolo Italy e quindi molti hit, canzoni celebri italiane virate in jazz e funk, e un'altra metà del repertorio invece composta da originali che ho scritto io e arrangiato per questa formazione. Nato 3 anni fa, c'è anche un progetto discografico che è ancora, come dire, in embrione, nel senso che è pronto e presto sarà pubblicato, speriamo. Ascolterete canzoni italiane, che fra l'altro io adoro, e rivisitate in chiave jazz, diciamo così, quindi brani che sono nelle orecchie degli italiani, però con una sonorità un po' diversa. Andremo da Disperato Erotico Stomp di Lucio Dalla a Fotografie di Baglioni, insomma un omaggio che noi facciamo alla musica italiana bella, con un suono e un colore diverso. Un progetto che va bene ed è bello portare nelle piazze. Sì, io credo che abbia un buon appeal sia per il pubblico specializzato, appassionato di jazz, perché ascolteranno i suoni di jazzisti straordinari che sono con me sul palco, ma anche per chi non ha ancora una passione spiccata per questo genere, perché intanto attraverso l'immaginario collettivo della canzone d'autore può transitare una passione per questo suono e per questa musica straordinaria che è il jazz. Colore che passa ovviamente attraverso le parole e anche attraverso le lingue. Assolutamente sì, attraverso le parole, attraverso il suono, e il jazz è la coniugazione perfetta del suono e del colore, quindi cerchiamo di dare un qualcosina in più a delle canzoni che sono già meravigliose di per sé, insomma.